Questo film, di sicuro uno dei più insoliti mai girati, contiene scene la cui visione è assolutamente sconsigliata a chiunque sia debole o malato di cuore o che risulti facilmente impressionabile. Raccomandiamo vivamente, se questo è il vostro caso, o se siete genitori di bambini piccoli o particolarmente sensibili, che voi e i vostri figli lasciate subito la sala. Just wanna sing Louie, 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 Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Some say it will, some say it won't. Now you see it, now you don't. We spent all our money on a disaster movie. It makes me wanna sing Louie, 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 Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Oh, let's get it to round it down. La vita nell'antica Roma. Roma era la città più grande e più bella del mondo antico. Ma la sontuosa facciata dell'impero non riusciva a soffocare i germi della decadenza, l'insana dipendenza che legava l'economia agli schiavi, la disparità fra ricchi e poveri. Dietro lo splendore dei fori c'erano vaste aree di affollati bassifondi. Sfuggire ai bassifondi era difficile, perché i lavori disponibili erano pochi, quasi nessuno per chi non conoscesse un mestiere. Per intrattenere i cittadini disoccupati e tenerli lontani dalle malefatte, si organizzavano di frequente giochi e spettacoli a spese pubbliche. All'inizio si trattava solo di corse con le bighe, ma sotto l'impero di Traiano divennero popolari brutali combattimenti all'ultimo sangue. Agli albori della storia di Roma il potere veniva esercitato da rappresentanti eletti, ma in seguito ogni funzione di governo venne assorbita dall'imperatore, che era al di sopra della legge e regnava per decreto. È sorprendente che un popolo civilizzato come i romani, con il più umano sistema di leggi mai concepito, potesse tollerare una tale violazione dell'essere umano. Questo squilibrio e il comportamento irresponsabile dei funzionari pubblici sarebbero poi diventati le principali ragioni del declino definitivo di Roma. Chiedo come le civiltà future vedranno la nostra società. Ci giudicheranno in base a questo? He's a cat. Flush in the toilet, he's a cat. Flush in the toilet, he's a cat. Flush in the toilet, he's a cat. Flush in the toilet. Oppure ci giudicheranno in base a questo. Do you see the sheriff's car? Yeah, right there. Sheriff, that's first car. No. There it is. Three, four, five, six. Seven. Give me the phone. It's on the couch. All right. That's as close as I can get, Dad. Don't stand in front of the door, Dad. Get it out. Hey, Sheriff Robert Lou, I'm inside the house here. They're trying to beat the back door in, Dad. There are four of us in here. They're beating on the door. We're not going to
going to resist, but you will have to come in the house on your own. But there are four souls in this house. Do not. Lou, another witness. Tell your name to the camera. I'm David Phillips. And this is America. This is America, folks. What you're watching right here. Sheriff's office. Yeah, we know. Okay, all right. Come out, please. All right. We cannot act like this. This is just something that's okay. And so this is new. They've never come out and boarded up a house after they evicted the person and threw their furniture in the dumpster. So they letting us know that they are stepping it up, boarding up somebody's house. This has been my family home. This is my parents' house. So I lived here for 41 years. It's the only home I ever really lived in. This will always be home to me, no matter what. Oh, I'm a carpenter. That's all I am. You know, people pay their bills, they don't get put out. Well, people pay their bills, and they still get put out. What happened to you? That's right. So what do you think I'm doing? I don't have to be happy about this, but that's what I do. Well, that's all I'm saying is that, you know, maybe you can make another choice. That's all we're saying. That's no reason for, you a working class person. For people here to get upset and almost get themselves hurt. Well, we ain't going to get hurt. And we're not going to get hurt. Are you threatening us? Y'all gonna get a lot of hell. You might end up even getting hurt. Come about us getting hurt, you might get hurt. Dovrà pur esserci una qualche ribellione da parte della gente che non ha nulla contro la gente che invece ha tutto. Io non capisco. Non esiste più una via di mezzo. C'è la gente che ha tutto e la gente che non ha niente. Dobbiamo svuotare la casa, impacchettare tutto ed essere fuori in 30 giorni. Anche se non abbiamo un posto dove andare. Abbiamo progettato noi questa casa. Il terreno su cui si trova era la fattoria della mia famiglia. Così ho perso un pezzo del mio passato con lei. Perché fate questo alla gente che si spacca la schiena? Perché vi portate via tutto? Gli state togliendo tutto quanto. Noi siamo solo gente della classe media che lavora sodo per guadagnarsi da vivere. Ho preso tutti i vestiti. Per cercare di sopravvivere. Il mio vecchio fucile. La pistola di mio padre. La mia pistola. Chi sarà? Dipartimento dello sceriffo. Dovevano essere 30 giorni. Ho 30 giorni di tempo per sgomberare, così mi è stato detto. No. Cosa? Effettivamente è previsto per oggi. Ma... Che voleva controllare? Secondo i documenti, oggi dobbiamo eseguire lo sfratto della famiglia Hacker, alle 9 di mattina. Accidenti. Sì, è sorpreso anche lui. La casa è andata. Quel poliziotto mi ha detto che la casa è già stata venduta a qualcun altro. Quindi questa non è più casa nostra, ma di qualcun altro. Questo è il capitalismo. Un sistema di prendere e dare. Per lo più prendere. L'unica cosa che non sapevamo è quando la rivolta sarebbe iniziata. Tutto. Abbiamo provato di tutto. Tranne che rapinare una banca. Però sto pensando che potrei farlo. Sarebbe un modo per potersi riprendere i soldi indietro. Visto che loro lo hanno fatto a me, non vedo perché io non potrei farlo a loro. Questa è la mia seconda Hyundai Sonata. E probabilmente la macchina che comprerò l'anno prossimo sarà un'altra Sonata. Non ci tengo alle macchine. Invece mi interessa carpire un appartamento all'equivalente del prezzo di una Mercedes o di una Bentley. Io la penso così. Lui è Peter Zalewski, il mago emergente del mercato immobiliare della Florida.
Ha chiamato la sua agenzia immobiliare gli avvoltoi d'appartamenti. We have a very good sign because you have the final notice of eviction, so you can see this person was basically thrown out by the police department. Welcome. Peter tratta esclusivamente con clienti che comprano case soggette a pignoramento solo per rivenderle con profitto. It's going to be about 830 square feet or so. Alla fine, gli unici che comprano fondamentalmente sono quelli che vengono da noi. Che sono in pratica dei parassiti che non hanno alcuna compassione né sensibilità, agiscono solo in base ai numeri, arrivano con i soldi in mano e cercano di tagliare la gola di chi vende, senza curarsi della sua situazione. L'avvoltoio rappresenta l'ultimo anello della catena alimentare che arriva e ripulisce la carcassa. Dato che viene in contatto con tanti germi in diverse situazioni, deve poi vomitarsi addosso per ripulirsi dentro. In effetti gli avvoltoi non uccidono, sono quelli che fanno pulizia. Which bank you want? Bank of America? Noi cerchiamo i dati disponibili e boom, voilà. Here we got 3400 foreclosing by Bank of America. Gotta love it. Raccogliendo dati, ci facciamo un'idea del campo di battaglia. È quasi come un aereo teleguidato che vola sui territori di guerra in Afghanistan o in Pakistan o in Iraq. The current ask price is 355. Again, it was purchased for 840. A little bit of a discount. I nostri agenti usano questi dati per andare a cercare di carpire beni immobili, legalmente ed eticamente, ma al prezzo più basso possibile. Al momento conta solo prendere. Look at the roof. Completely gone and missing. We haven't had a hurricane in 5 years. Welcome to the housing crash, Miami style. Questo è il capitalismo ed è per questo che l'informazione è cruciale. Noi arriviamo, li avvisiamo e se gli piace, sai com'è. Boom. Look at the window. Oh, look at that. Looks like the house next door was on fire. Questo è capitalismo allo stato puro. Tutti provano il desiderio di trarre profitto dalle disgrazie degli altri. Mi hanno chiesto qual è la differenza tra te e un vero avvoltoio. Semplice, io non mi vomito addosso. Our topic today, what is capitalism? Capitalism? Well, why should there be any question about it? Hasn't it given us the highest standard of living in the world? We're free to try to make a profit, to just get by or to fail. Well, that's what capitalism is, a system of free enterprise. Well, now tell us what free enterprise means. Sono andato a trovare il mio amico Wally Shawn, sceneggiatore e a volte attore. Inconceivable! Ma Wally ha studiato anche storia e scienze politiche, ed anche qualche elemento di economia. La libera impresa è un insieme di parole volto a evocare nella mente l'immagine di una cittadina, con diversi negozi. E quello che gestisce il negozio migliore è quello che ha più clienti. There's the basis of the capitalistic system, the profit motive. He's in business to make money. La teoria originaria del capitalismo prevedeva che fosse un modo molto intelligente in cui la società sceglieva quali erano i beni che voleva fossero prodotti. Questo a che cosa serve? Questo potrei usarlo praticamente per qualsiasi cosa. Nella nostra società la gente sceglie se gli piace come fa i gelati questo ragazzo. Ma l'altro ragazzo, se non piacciono i gelati dell'altro ragazzo, la gente non li compra. E così lui, piano piano, esce di scena. Offro io. Oh, questa è una cosa buona. La legge basilare della vita è che se possiedi delle cose, puoi facilmente averne anche delle altre. In poco tempo una persona può arrivare ad averne 5 volte più di qualcun altro. Free enterprise. Competition. The profit motive. Mio padre era un operaio alla catena di montaggio della General Motors. Finì di pagare la casa prima che io finissi le elementari. Compravamo una macchina nuova ogni 3 anni. Andavamo a New York ogni 2 estati. Quello sono io a Wall Street. Questo sono io che dirigo il mio primo film alla World's Fair. Abbiamo frequentato le scuole cattoliche. Abbiamo avuto una vita agiata. Se era questo il capitalismo, io l'ho amato. Come tutti del resto. Durante questi anni molta gente si arricchì e dovete pagare un'aliquota di tassazione massima del 90%. 90%? Sì. Eppure riuscivano a vivere come i divi di Hollywood.
E che cosa abbiamo fatto con tutti i loro soldi? Abbiamo costruito dighe, ponti, autostrade interstatali, scuole, ospedali. Abbiamo anche mandato un ragazzo sulla Luna. Le cose sembravano andare nella direzione giusta. Papà aveva un lavoro sicuro e mamma poteva lavorare se voleva, ma non era costretta. Alle famiglie di ceto medio bastava un solo stipendio per sopravvivere. L'assistenza dentistica e sanitaria era gratuita. I ragazzi andavano all'università senza chiedere un prestito in banca. Papà aveva 4 settimane di ferie pagate ogni estate. La maggior parte della gente aveva dei risparmi e pochi debiti. E la pensione di papà era messa da parte, dove nessuno poteva toccarla. L'avrebbe trovata lì quando sarebbe andato in pensione. Avevamo tutto questo perché la nostra maggior concorrenza nell'industria era stata ridotta in macerie. Ecco l'industria automobilistica tedesca. Ecco l'industria automobilistica giapponese. Credo possiate dire che è facile essere il numero uno quando non c'è concorrenza. Sì, certamente non tutto era perfetto. Non ci importava di dover sopportare un po' di questo e un po' di quello. Fin tanto che potevamo far parte del ceto medio. E contare sul fatto che i nostri figli sarebbero stati ancora meglio. Ci sembrava davvero un buon affare. Il capitalismo, nessuno era mai stato meglio. E poi, proprio nel bel mezzo di questa grande storia d'amore con il capitalismo... The ABC Sunday night movie The Gambler will continue in its entirety following this live report from ABC News. We are at a turning point in our history. Ecco che arriva il guastafeste. Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. This is not a message of happiness or reassurance, but it is the truth, and it is a warning. Ah, che strazio questo. Era il momento di portare un nuovo sceriffo in città. Qualcuno che sapesse fare il presidente. Lui sapeva come trattare con i lavoratori che chiedevano salari migliori. All right, mister. I guess you win. O con quelle fastidiose femministe che piagnucolavano per la parità dei diritti. Well, I can change that in a hurry. Un uomo che sapeva come fare il suo lavoro. Ronald Reagan veniva dal mondo dei film di serie B e divenne il più famoso portavoce delle grandi aziende negli anni 50. This is a transistor radio too. Weighs only a few ounces. You can slip it right into your pocket. Rexo Waterless Hand Cleaner really cleans up for us. Lui aveva trovato la sua vocazione e Wall Street aveva trovato il suo uomo. Vedete, le banche e le grandi aziende avevano un piano semplice: ridurre l'America al loro servizio. Ma per riuscire sarebbe servito eleggere un loro portavoce come presidente. Ed il 4 novembre 1980 fu proprio quello che abbiamo fatto. But I will faithfully execute the office of President of the United States. Fu un momento storico, perché ora l'America delle grandi aziende e Wall Street avevano il controllo quasi totale. Vedete quel signore lì al fianco del presidente, quello che sembra un maggiordomo? Si chiama Don Reagan, il presidente della Merrill Lynch, la più grande e la più ricca banca di investimento del mondo. Assunse la posizione chiave di ministro del tesoro, così fece approvare i tagli alle tasse voluti dai ricchi. Reagan divenne poi capo di gabinetto, mentre il presidente cominciava a perdere colpi. Then they should give the president what 43 governors have, a line item veto. And Chi può dire al presidente che deve sbrigarsi? L'uomo della Merrill Lynch, ecco chi. Le cose in America non sarebbero più state le stesse. Ora il paese sarebbe stato gestito come una grande azienda. We're going to turn the bull loose. E 4 anni più tardi, quando Reagan si ricandidò alle elezioni, sembrava si vedessero solo sorrisi e belle parole. I really feel that we're going to be better off in the long run. We're on the upward swing, and the factories are working much stronger than before. We're back on top.
In realtà quello a cui Reagan presiedeva era lo smantellamento all'ingrosso delle nostre infrastrutture industriali. Ciò non fu fatto per risparmiare o restare concorrenziali, visto che già allora le aziende stavano annunciando profitti miliardari da record. No, fu fatto per guadagni a breve termine. E per distruggere i sindacati. Milioni di persone furono licenziate e a coloro che rimanevano veniva imposto di lavorare il doppio. Ma i salari dei lavoratori rimasero congelati. Gli americani ricchi si videro ridotte della metà le tasse sul reddito. Invece di ricevere una paga dignitosa, venivamo spinti a vivere con denaro preso in prestito, finché il nostro debito interno raggiunse quasi il 100% del PIL. Si verificò un'esplosione di fallimenti privati. Trovammo necessario arrestare milioni di concittadini. La vendita di antidepressivi salì alle stelle e l'avidità delle società farmaceutiche assicurative fece alzare sempre più i costi della sanità. Tutte queste erano grandi notizie per la borsa e per gli amministratori delegati d'America. Durante gli ultimi anni dell'amministrazione Reagan, realizzai il mio primo film su quanto era accaduto al paese, e specificamente alla mia città, Flint, nel Michigan, il luogo d'origine della General Motors. La GM dichiarava profitti per oltre 4 miliardi di dollari, mentre al contempo tagliava decine di migliaia di posti di lavoro. Andai a Flint a trovare il direttore della lobby della GM, Tom Kay, e gli chiesi le ragioni di ciò che stava accadendo. La General Motors non farebbe un buon servizio a nessuno se fallisse. Deve fare ciò che è necessario per restare competitiva nel clima economico odierno. Anche se questo significa tagliare 18.000 posti di lavoro? Anche se significa tagliare 20.000 posti di lavoro. O anche 30.000? Qualsiasi cifra. O tutti i posti di lavoro qui a Flint? È una possibilità concreta. E così fu. Quasi tutti i posti di lavoro furono eliminati e la GM dichiarò bancarotta. Forse più doloroso ancora fu il fatto che il resto d'America stava cominciando a sembrare sempre più simile a Flint. Eppure alcune città si sentivano ancora orgogliose della loro grandezza. Cleveland, come on down to Cleveland town, everyone. Come and look at both of our buildings. Here's the place where there used to be industry. This train is carrying jobs out of Cleveland. See the sun almost three times a year. This guy has at least two DUIs. Our economy's based on LeBron James. Buy a house for the price of a VCR. Our main export is crippling depression. We're so retarded that we think this is art. It could be worse though, at least we're not Detroit. We're not Detroit. No, loro non sono Detroit. Per 20 anni ho tentato di avvisare la GM ed altre che questo giorno stava arrivando, ma senza successo. Forse adesso avrebbero ascoltato. Così andai alla sede centrale della General Motors un'ultima volta per esporre le mie idee. Ehi ragazzi, se non avete il permesso non potete fare riprese qui. Eh? Senza l'autorizzazione della General Motors, niente riprese. Voglio salire per vedere il presidente. No, signore. No, signore. Sa che sono circa 20 anni che cerco di farlo e che sono 20 anni che non mi lasciano entrare. Ed è venuto il momento che qualcuno mi faccia entrare e mi lasci parlare con loro. Ho delle buone idee. 47 a 76, bravo o alfa. Parla. C'è qui Michael Moore che vuole vedere il presidente. Ripeti. Quel regista è il signor Michael Moore. È qui per vedere il presidente. Signori? Sì? Dovete prima farvi dare un permesso, non potete fare riprese. Ma se non posso entrare a chiedere il permesso, che cosa posso fare? In fondo hanno ragione, è dura fare bancarotta. Basta, non continuare, rientriamo avanti. Per 35 anni la GM ha fatto più soldi di qualsiasi altra società. Ma alla fine Germania e Giappone hanno ricostruito l'industria automobilistica e prodotto auto più sicure delle nostre, che consumavano meno e si rompevano di rado, se non addirittura mai. I sindacati tedeschi erano presenti per l'assunzione e il licenziamento dei dirigenti, così i lavoratori avevano voce in capitolo. Ma non ci volle molto prima che questi paesi e i loro politici provassero a loro modo ad imitare l'America.
Allora, dov'è che siamo esattamente? Il giorno in cui la General Motors finì in amministrazione controllata, andai con mio padre a visitare la fabbrica della AC Spark Plug, dove aveva lavorato per oltre 30 anni. Quindi tu lavoravi proprio lì? Bisognava andare, c'era una rampa che ti portava lassù, dall'altra parte. Dietro quell'area laggiù, e poi la fabbrica era tutta lì intorno. L'intero complesso era di oltre 3 chilometri. Mi ricordo che con la mamma venivamo a prenderti ogni giorno alle 2:30. Tu uscivi da lì, sì, proprio da lì, infatti. Ti aspettavamo in macchina e ti guardavamo scendere da quella rampa. Eravamo tutti contenti appena ti vedevamo. Ah, sì, sì. Sono stato lì per 33 anni e mezzo. 33 anni e mezzo. Qual è il ricordo più bello che hai del lavoro qui? Il ricordo più bello? Credo le persone. Eravamo davvero un bel gruppo, sì. Ti piaceva la gente con cui lavoravi? Sì. Sì. Era un buon posto dove lavorare, mi piaceva. Mi dispiace vederlo scomparire. Poco prima di Natale 2008, la Republic Windows and Doors di Chicago, Illinois, licenziò bruscamente la sua intera forza lavoro sindacalizzata di oltre 250 dipendenti. Venne dato loro un preavviso di soli 3 giorni. La Bank of America non avrebbe più fatto credito all'azienda e così i lavoratori non ebbero ciò che sarebbe loro aspettato. My life revolves around this job. I live according to my obligation to my job, you know. And it's not just me, it's all of the workers here. We go above and beyond the call of duty for Republic. And at the end, Republic cares nothing for us. We found out that they're gonna shoot the plan on Tuesday. We don't deserve what they're doing us, you know. It really hurts because, like I said, this is my second family. So it's really hard, it's really hard. I'm gonna miss all of them. I'm gonna miss them, and I don't think anybody on this planet deserves what they've done to us. Scene come questa si ripetevano in tutto il paese e sembrava non importare a nessuno. Sam, busy, Sam, busy, Sam. Il presidente si godeva l'ultimo anno del suo incarico. Ma quando l'economia cominciò a crollare, decise che era tempo di sciorinare quella parola che inizia con la C. Capitalism is the best system ever devised. Meglio del cristianesimo? Voices from the left and right are equating the free enterprise system with greed and exploitation and failure. Avidità, sfruttamento, insuccesso. Va avanti, ti ascolto. Capitalism offers people the freedom to choose where they work, what they do. Pat Andrews sta cercando lavoro. Ogni mattina spulcia senza successo gli annunci. Non c'è niente qui. E io non vado a fare la ballerina in un locale per soli uomini. The opportunity to buy or sell products they want. Don Brandon è riuscito a non licenziare nella sua ditta di segnaletica a Stockton, in California, perché questa parola ora da sola fa la metà dei suoi affari. If you seek social justice and human dignity, the free market system is the way to go. E per quanti cercano giustizia in Pennsylvania, la libera impresa è decisamente la strada più seguita. Wilkes-Barre, Pennsylvania, ha la percentuale più alta dello Stato di giovani rinchiusi in carcere minorile. Forse perché qui le brave persone applicano le regole del capitalismo per trattare la gioventù riottosa. La contea diede appalto ad una ditta privata a scopo di lucro, con un nome dal dolce suono, PA Child Care. I proprietari e amministratori erano 2 uomini d'affari. Uno era Robert Powell, avvocato e imprenditore. Un suo buon amico, il giudice Conhanen, fece chiudere il carcere minorile e fece poi costruire alla PA Child Care una struttura privata da 8 milioni di dollari, per poi riaffittarla alla contea a soli 58 milioni di dollari. Andiamo a conoscere qualcuno di questi giovani delinquenti di Wilkes-Barre. McGee ha fumato marijuana ad una festa. Ero molto ribelle quando avevo quest'età. Matt ebbe una lite a tavola una sera a cena. Ho preso dal piatto un pezzo di bistecca e l'ho tirato
al compagno di mia madre. Jamie ha fatto a botte in un negozio con la sua migliore amica. Avevo creduto che non saremmo mai più state amiche. E Hillary ha creato una pagina su MySpace prendendo in giro la sua vicepreside perché era severa e priva di senso dell'umorismo. C'erano scritte cose stupide, roba da 14 anni. La vicepreside chiamò la polizia. Comparvero tutti davanti al gentile giudice Mark Chavarella. Questi ragazzi stavano per avere la loro prima lezione di capitalismo americano. Il tempo è denaro. Molto denaro. Sono andata in tribunale davanti al signor Chavarella, che mi ha tenuta a malapena 4 minuti. Io gli sono stata davanti tipo 2 minuti. La prima cosa che il giudice Chavarella mi ha detto è stata: che cosa ti fa credere di poter fare queste stronzate? Quando sono entrato aveva già in mente di rinchiudermi, qualunque cosa io potessi dire. Non mi ha nemmeno guardata. Una volta entrato in aula non ho avuto alcuna possibilità. Davanti a me avevo circa 6 ragazzini, finiti da Chavarella per imputazioni diverse, alcune più lievi, altre più gravi, tutti condannati al carcere. Anche se Wilkes-Barre si trova negli Stati Uniti d'America, qui il capitalismo ha trionfato sulla democrazia. Robert Powell, uno dei proprietari della PA Child Care, si era accordato con il giudice Conhanen e il giudice Chavarella. Il giudice Chavarella incrementò il numero delle condanne agli arresti. Molti di quei bambini vennero mandati al riformatorio privato a scopo di lucro della PA Child Care. E per il disturbo i giudici ricevettero oltre 2,6 milioni di dollari, mentre i proprietari della PA Child Care ebbero dalla contea decine di milioni dei contribuenti. E dove se ne andò Powell a godersi tutti quei soldi? Sul suo aereo privato e sul suo yacht. Il Real Justice. 6.500 ragazzini furono incarcerati ingiustamente. Era un buon affare finché è durato. Two Luzerne County judges in big trouble with the law. They're going to jail. Some kids were locked up even when probation officers objected to detention. Lì dentro perdi il senso del tempo e dimentichi che giorno è. Io lo ricordavo a malapena. Sarebbero dovuti essere 2 mesi. E da 2 invece sono diventati 9. All'inizio lui aveva detto da 3 a 6 mesi. Ma in qualche modo alla fine sono stata 11 mesi e mezzo, senza essere mai tornata davanti al giudice per il prolungamento della pena. Non solo la PA Child Care pagava i giudici per farsi riempire le celle, ma i suoi impiegati erano gli unici a decidere quando un ragazzo era stato riabilitato a sufficienza. Ma è logico, perché ogni volta che dei doveri ai quali dovrebbe adempiere il governo vengono ceduti ad un'azienda a scopo di lucro, che cosa vi aspettate che accada? Mi sono sentito come un oggetto che loro hanno usato solo per far soldi, per poi buttarmi via. Adesso cerco solo di concentrarmi sul volo, di prepararmi per il mio futuro, per potermi mettere tutto questo dietro le spalle e chiudere questa storia. Durante il processo non avevo controllo su niente, ma quando volo sono solo io. Devo fare tutto quanto da solo. Sono l'unico ad avere il controllo. Matt adora volare e spera di riuscire a fare il pilota un giorno. Se lo farà, avrà la sua seconda lezione di capitalismo. Cioè che in America a volte si sta meglio lavorando in un fast food. Vi ricordate di Sully, il capitano Sullenberger, che fece atterrare un Airbus nel fiume Hudson, salvando la vita di 150 passeggeri? The true American hero. Ha incontrato il sindaco, è stato al discorso annuale del presidente, Diamine è andato persino al Super Bowl. E poi è andato al congresso. Volare è sempre stata la passione della mia vita, ma se è vero che amo la mia professione, non mi piace quello che le è accaduto. Per esperienza personale so che la mia decisione di continuare la professione che amo ha avuto un costo finanziario elevato per me e per la mia famiglia. La mia paga è stata ridotta del 40%. La mia pensione, come per molti delle compagnie aeree, è stata eliminata. Quindi non crediate che esageri dicendo che non conosco un solo pilota professionista che desideri che i propri figli seguano le sue orme. Wow, Sully, così hai svuotato l'aula. Non credo che al congresso vogliano sentire queste cose. A loro piaci come eroe. Sono preoccupato che la professione di pilota di linea non sia in grado di continuare ad attirare i migliori e i più brillanti. Attualmente l'esperienza e l'abilità dei nostri piloti professionisti di linea deriva da... Qual è stata la sua paga iniziale come pilota? Il primo anno ho guadagnato $19,000. Il secondo anno ho raggiunto i $22,000-$23,000. L'altro anno ho guadagnato $17,600 lordi.
Tra i piloti gira questa storiella, che quando ci appuntano le alette appena assunti, la compagnia dice, lo sai che non devi andare a chiedere i buoni alimentari in divisa. Non so voi, ma io voglio che il pilota che mi porta a 9.000 metri di altezza sia pagato molto bene. E non se ne stia seduto in cabina a cercare le monetine cadute sul sedile. Per un periodo di circa 4 mesi sono dovuto ricorrere ai buoni alimentari. Aveva i buoni alimentari? Sì. E faceva ancora il pilota? Sì. E avevo la tessera dei buoni alimentari. La signora con la quale ho parlato all'ufficio dove danno i buoni, quando le ho detto che era un pilota, non ha battuto ciglio. Ma so che non mi ha creduto. Come andava avanti? Come riusciva a comprare? Con la carta di credito, ma solo per i generi alimentari, se non avevo i buoni. Comprava davvero? Ho $10,000 di debito sulla carta di credito. Uh-huh. Solo per le necessità, non per la TV megaschermo e lo stereo. Già, solo certo, per le usa per i generi alimentari e per tirare avanti. Esatto, sì. Ha ancora debiti per gli studi o...? Sì, circa $80,000. Ho preso in prestito $100,000. Un prestito per studiare? E dato il tempo che mi ci vorrà ripagarlo, a questo tasso mi costerà ben più di 500,000 con gli interessi, le tasse, le multe. È una cosa a cui cerco di pensare il meno possibile perché è un baratro. Mi deprimo in un attimo riguardo alla carriera che ho scelto se mi metto a pensare a quanto devo pagare e quanto poco guadagno. Deve fare un secondo lavoro per tirare avanti? Porto a spasso i cani, distribuisco succhi di frutta. Ho saputo di piloti che donano il plasma in cambio di denaro. Vuol dire che danno il sangue? Loro, sì. Per farsi un po' di soldi in più, anche se pilotano aerei? Sì. Donano il plasma. Così possono riavere il sangue, ma venire pagati per il plasma. Capisco, ti prelevano il sangue e prendono il plasma? E ti ridanno il sangue. E ti ridanno il sangue, allora non va tanto male. L'unica ragione per cui volano ancora è perché amano farlo e i dirigenti se ne approfittano. Le compagnie aeree ormai hanno trasferito tanti voli alle compagnie pendolari, praticamente per tentare di aggirare i sindacati. Non si può competere con livelli che si abbassano ogni anno sempre di più senza dover risparmiare sulla sicurezza. Approssimativamente alle 22:15 del 12 febbraio 2009, il volo della Continental 3407 cominciò la sua discesa sull'aeroporto di Buffalo. Nessuno sopravvisse all'impatto e 50 persone persero la vita. I media si concentrarono sull'operato dei piloti. Captain Marvin Renslow and First Officer Shaw were chatting about their careers. Carriera è un eufemismo per quello di cui i piloti stavano realmente discutendo, di quanto poco fossero pagati e di quanto fossero sfruttati. Dai media non emersero dibattiti sul perché abbiamo un sistema economico che consente che un pilota sia pagato meno di un manager di un fast food. First Officer Shaw made between $16,000 and $20,000 a year and at one point worked a second job. Il suo secondo lavoro era fare la cameriera in un bar. Come fanno queste compagnie a farla franca? Credo che sia questo il disegno del capitalismo. Ti consente di farla franca in qualunque caso, anche traendo profitto dalla morte di un impiegato. Tesoro, così non si apre. Proviamo con questa. Lei è Irma Johnson. Il marito di Irma, Dan, lavorava come responsabile alla MG Bank a Houston, in Texas. Dan è morto recentemente di cancro, lasciando Irma e i loro 2 figli. Ciò che Irma non sapeva è che la MG aveva stipulato in segreto una polizza assicurativa sulla vita di Dan. La banca aveva generosamente nominato se stessa come beneficiaria in caso di morte di Dan. La compagnia assicurativa, per una svista, informò Irma che la MG Bank aveva ricevuto un assegno per $1,500,000 appena poche settimane dopo la morte di Dan. Non me l'avevano mai detto e volevo capire perché avessero stipulato una polizza su di lui. Lei dunque non ne sapeva nulla? No. E loro hanno nominato se stessi quali beneficiari? Già. Quindi con la morte di suo marito si sono arricchiti di $1,500,000. So che non è giusto che abbiano cercato di trarre profitto dalla morte di mio marito. All'inizio, quando mi sono resa conto di cosa stava accadendo, non riuscivo a crederci. Da un gran dolore. Mi dispiace.
Fa male e volevo avere delle risposte. Irma contattò Michael D. Myers, un avvocato che aveva già indagato su queste polizze assicurative che le grandi aziende stipulano sui dipendenti. Con una normale polizza sulla vita, con cui ci si salvaguarda dalla perdita di una persona cara o di chi porta il pane a casa, non si vuole che quella persona muoia. Con queste polizze, invece, le aziende vogliono che gli impiegati muoiano conformemente alle proiezioni della polizza. Per un'azienda si ha più valore da morti che da vivi. L'American Greetings, la R.R. Donnelly & Sons, la Procter & Gamble hanno tutte problemi con la mortalità. Questi quattro programmi combinati stanno rendendo solo al 50% della mortalità prevista e i clienti ne sono ben consci. In pratica qui il broker si sta lamentando perché non muoiono abbastanza impiegati e perciò gli investimenti non stanno rendendo secondo le previsioni. Il broker scrive che la NCC è al 78% della mortalità prevista. Ok, il 78% di quanto ci aspettavamo è morto, ma il problema è che tre di loro si sono suicidati e non si può contare su questo ogni anno. Mi sa dire un'altra situazione in cui si desidera che la gente muoia? Le battaglie in guerra, presumo. Oddio, quando è che si vuole che la gente muoia? Non lo so. In situazioni di guerra, in casi di terrorismo, processi per droga, forse. Non saprei, è una strana domanda. Non capivo come tutto questo potesse essere legale. Dopotutto c'è un motivo per cui esiste una legge che mi proibisce di stipulare una polizza contro gli incendi di casa vostra, perché altrimenti avrei un interesse personale a far bruciare casa vostra. Visto che l'avvocato Myers studia questo da anni, gli ho chiesto quali fossero le aziende che traevano profitto da queste polizze. Io non lo so, lei non lo sa, perché non c'è un posto dove si può andare per scoprire se il tuo datore di lavoro ha acquistato questo tipo di servizi. Quali conosce? Le uniche di cui sappiamo perché se lo sono fatto sfuggire sono Bank of America, Citibank, Walmart, Winn-Dixie, Procter & Gamble, McDonnell Douglas, Hershey, Nestlé, AT&T, Southwestern Bell, Ameritech, American Express. Le più quotate in borsa. Già, sì. Sono aziende senza scrupoli che fanno una truffa per incassare un assegno se muore uno degli impiegati. Ci sono probabilmente svariati milioni di americani coperti da una di queste polizze o che lo sono stati in un certo momento. Ce ne sono molti. Lui è Paul Smith. Era uno di quelli che potremmo definire impiegati leali. Ho lavorato alla Walmart per 18 anni, dando il 110%. Amavo quell'azienda. E poi è venuto fuori che aveva stipulato più di 350.000 polizze assicurative su impiegati di livello basso. Non erano dirigenti, ma persone come mia moglie, che ha fatto la decoratrice di torte per 18 mesi. È questa la gente su cui fanno le polizze. La moglie di Paul, la donna, lasciò il lavoro alla pasticceria della Walmart per poter stare a casa con i suoi due figli. Soffriva di una grave forma di asma. Una notte finì al pronto soccorso. Arrivò un'infermiera e disse: «È lei il signor Smith?» Risposi di sì. E lei: «Non crediamo che sua moglie ce la farà». La donna entrò in coma e non si risvegliò mai più. La sua famiglia si precipitò al capezzale, anche se non c'era più niente che potessero fare. Qui c'era un muro e la donna era nella stanza dall'altra parte. E Jessica continuava a chiedere: «Dov'è?» E io dicevo: «Proprio dall'altra parte del muro». Jessica disse: «Non possiamo fare un buco nel muro per vederla». Mi è rimasto impresso. Te lo ricordi? Volevamo rimanerle accanto, così le scrivevamo delle lettere. Mia adorata moglie, mi manchi più di quanto qualsiasi parola possa esprimere. Tu sei la mia vita. Vedevi la bellezza nelle cose più semplici. Ti ho sempre ammirata per questo. Vorrei avertelo detto più spesso. Torna presto da me. Ho ancora molto da imparare da te, bambolina. Il tuo innamorato marito, Paul. Stai bene, Wesley? Aveva 26 anni. Più una persona è giovane, più è alta l'indennità, perché ci si aspetta che viva a lungo. Si prevede che le donne vivano più a lungo degli uomini, quindi gli impiegati più preziosi da morti per un'azienda sono le donne giovani. La morte di la donna ha fruttato ad una delle aziende più ricche del mondo un extra di $81,000. Mi ritrovai sulle spalle oltre $100,000 di ospedale e $6,000 di funerale.
e la Walmart non ha offerto un centesimo per dare una mano. Mi fidavo di loro. E mai in un milione di anni avrei pensato che da qualche parte, su un rendiconto dei profitti, ci fosse scritto impiegato morto $81,000. Alla Walmart non importa nulla di te. Quando qualcuno muore, non dovrebbero guadagnarci sopra. Il denominatore comune di ogni forma di copertura è che quando un impiegato muore, al datore di lavoro vengono pagati i premi assicurativi. Spesso le chiamano assicurazioni sul contadino morto. Contadini morti? Perché questo nome che fa rabbrividire? Fa molto rabbrividire. Non so neanch'io cosa significhi. Morto è chiaro, è il lavoratore che se n'è andato, quindi è morto. Contadino però non so perché. Non so se abbia un significato storico o se sia il modo in cui considerano il valore relativo delle vite degli impiegati. Contadino morto. Sì, fra di loro è così che dicono. È un insulto parlare di mio marito in questo modo. Si scoprì che la M&G Bank aveva una seconda polizza del contadino morto su Dan, che gli fruttò in totale quasi 5 milioni di dollari. Il capitalismo è un peccato? Sì. Il capitalismo per me e per molti di noi, in questo momento, è un male. È il contrario di tutto ciò che è bene. È contrario al bene comune, è contrario alla compassione. È contrario a tutte le principali religioni. Il capitalismo è precisamente ciò che i libri sacri, i nostri libri sacri in particolare, ci ricordano sia ingiusto. Ed in qualche modo e maniera, Dio scenderà sulla terra a sradicarlo prima o poi. Questo è padre Dick Preston, il sacerdote di Flint che ha sposato me e mia moglie. Il capitalismo è sbagliato e per questo deve essere eliminato. Eliminato? Forse era un po' estremo. Così decisi di andare dal sacerdote che aveva sposato mia sorella e mio cognato. Ero sicuro che avrebbe avuto un approccio più equilibrato parlando di capitalismo. È immorale, è osceno, è oltraggioso. No, no, no. È proprio il male radicale, è radicalmente malvagio. Wow, il loro capo saprà che parlano così? Pensai che fosse meglio accertarmene con il vescovo. Questo sistema non sembra fare in modo che il benessere sia per tutti quanti. Ed è questo che lo rende, per sua stessa natura, qualcosa che è contrario a ciò che disse Gesù. Beati i poveri, guai ai ricchi. È scritto nel Vangelo di San Luca. Come abbiamo fatto a resistere con questo sistema tanto a lungo? Il sistema è costituito da e su quella che chiamiamo propaganda. Io temo la propaganda. L'abilità di convincere le persone che restano vittime del sistema a sostenere il sistema e a credere che sia buono. Noi sappiamo che il capitalismo americano è moralmente giusto, perché i suoi elementi principali, la proprietà privata, il criterio del profitto, la concorrenza sul mercato, sono morali e giusti. Sono compatibili con le leggi di Dio e gli insegnamenti della Bibbia. Per quanto io mi ricordi, mi è sempre stato detto che la concorrenza e il profitto sono cose buone. Sono compatibili con le leggi di Dio e gli insegnamenti della Bibbia. E se aumentare i profitti significa imprigionare qualche ragazzino o guadagnare sulla morte di un impiegato? Compatibili con le leggi di Dio e gli insegnamenti della Bibbia. È moralmente giusto pensare agli azionisti. Sono compatibili con le leggi di Dio e gli insegnamenti della Bibbia. Debito, sfratto e sfruttamento. Le leggi di Dio e gli insegnamenti della Bibbia. A che cosa stavamo giurando fedeltà realmente? Al criterio del profitto. E così tutti i bravi americani hanno finito per agire come se credessero che il sistema capitalistico fosse compatibile con gli insegnamenti della Bibbia. Quando ero bambino volevo diventare prete. Non era per quelle vesti fantasiose o le scorte dei cavalieri di Colombo o per quelle suore fortissime che erano così buone con me. Era per i preti che fecero la marcia per la giustizia con Martin Luther King, o che provarono a fermare la guerra, o che hanno dedicato la loro vita ai poveri. Loro mi hanno detto molto chiaramente ciò che disse Gesù.
che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, che i ricchi dovranno penare per entrare in paradiso, che saremo giudicati per come trattiamo gli ultimi fra di noi e che per Dio non ci sono persone più importanti dei poveri. Da quei tempi sembra che Gesù sia stato dirottato da molta gente che crede che il Figlio di Dio sia stato mandato qui per creare il paradiso in terra per i ricchi. Devo essermi perso la parte della Bibbia in cui Gesù è diventato un capitalista. Ti prego, maestro, dimmi che cosa devo fare per avere la vita eterna. Va e massimizza i profitti. Tu dici che il regno dei cieli è vicino, ma quando è che verrà esattamente? Quando deregolamenterete il sistema bancario. Aiutami, sono in queste condizioni da 20 anni. Mi dispiace, non posso guarire la tua condizione preesistente. Dovrà pagare di tasca sua. Ma io so che Gesù non è venuto sulla terra per suonare la campana alla borsa di New York. Eppure, fin dall'inizio, i ricchi lo hanno rivendicato dalla loro parte. When I'm on Wall Street and I realize that that's the very nerve center of American capitalism, and I realize what capitalism has done for working people in America, to me that's a holy place. Let me add to it. Over the whole duration of the Iraq war and the terror war, you look at the world stock markets and you look at the world economy, and despite these horrible pockets of unrest and killing and murdering that we've been describing, it's never been better. The global economy has never been better, and the global stock markets have never been better. Jimmy, it is either a God-given miracle or it has something to do with the victories of the spreading world of capitalism, or both. Pensano che Wall Street sia un luogo sacro. Cosa crede che Gesù penserebbe del capitalismo? Io credo semplicemente che si rifiuterebbe di farne parte. Gesù si rifiuterebbe di farne parte, ma probabilmente riserverebbe un posto speciale lassù per la persona che ha rivelato un rapporto segreto della Citibank sui suoi piani per governare il mondo. Nel 2005-2006, la Citigroup scrisse per i suoi investitori più ricchi 3 rapporti riservati su come stavano andando le cose. Si giungeva alla conclusione che gli Stati Uniti non erano più una democrazia, ma erano diventati una plutonomia, una società controllata esclusivamente da e per l'1%, un'elite che dispone di ricchezze maggiori di quelle del 95% della popolazione. Il rapporto metteva in risalto il divario crescente fra i ricchi e i poveri, il fatto che i ricchi fossero la nuova aristocrazia e che non si vedesse la fine della miniera d'oro che stavano sfruttando. C'era però un problema. Secondo Citigroup, la minaccia peggiore a breve termine sarebbe stata la richiesta da parte della società di una suddivisione più equa della ricchezza. In altre parole, i contadini potrebbero ribellarsi. Citigroup lamentava che i non ricchi potessero anche non avere molto potere economico, ma avessero lo stesso potere di voto dei ricchi. Un voto a persona. Ed ecco quello che davvero li spaventa: che i non ricchi possano ancora votare. In effetti noi abbiamo il 99% dei voti e loro appena l'1%. Allora perché quel 99% sopporta tutto questo? Secondo Citigroup è perché la maggior parte degli elettori è convinta che un giorno avrà anch'essa la possibilità di diventare ricca, se solo continua ad impegnarsi a fondo. I ricchi erano compiaciuti che così tanta gente avesse comprato una quota del sogno americano, mentre loro, i ricchi, non avevano alcuna intenzione di condividerlo mai con nessuno. Il capitalismo è molto più importante della democrazia. Non sono nemmeno un grande assertore della democrazia che, secondo me, funziona come 2 lupi e una pecora che decidono cosa mangiare per cena. Questo è Stephen Moore, non siamo parenti. Giornalista e membro del consiglio editoriale del Wall Street Journal, la Bibbia quotidiana dell'America delle grandi aziende. Io sono favorevole al fatto che la gente abbia il diritto di voto, ma lo sa che ci sono molti paesi in cui esiste il diritto di voto che sono ancora poveri? La democrazia non sempre porta a una buona economia, o addirittura a un buon sistema politico. Con il capitalismo sei libero di fare ciò che vuoi, per fare di te stesso tutto ciò che vuoi. Non significa che ci riuscirai. La Costituzione americana non garantisce la felicità.
Ah, la Costituzione. Per tutta la vita ho sentito dire che l'America è un paese capitalista. Così sono andato a vedere l'originale della Costituzione per controllare se è vero. Cerco il punto in cui viene definito il nostro sistema economico, dove dice che abbiamo un'economia capitalista. La parte giuridica. La parte giuridica della Costituzione. Non c'era menzione del libero mercato o libera impresa o capitalismo da nessuna parte. In effetti tutto ciò che ho visto era noi il popolo, qualcosa a proposito di un'unione più perfetta e promuovere il benessere generale. Benessere, unione, noi? Sembra un altro ismo. Ma no, questa è democrazia. E mi sono cominciato a chiedere come sarebbe se il posto di lavoro fosse una democrazia. C'è sempre stata una grande differenza fra come viene gestito il paese e come andrebbero gestite le aziende. È vero. Sembra esserci una sconnessione fra il nostro amore dichiarato per la democrazia e la nostra predisposizione ad accettare una dittatura ogni giorno che andiamo al lavoro. Non è così alla Eastmoss Engineering, nel Wisconsin, che progetta e costruisce macchinari robotizzati per l'industria. Un'azienda da 15 milioni di dollari l'anno. Tutti i lavoratori sono proprietari dell'azienda. E non sta parlando di una semplice manciata di azioni. Intende dire che ne sono i veri proprietari. La gestione avviene in modo democratico. Ciascun socio ha un voto e pari diritto di parola. Il denaro non fa parte di questa formula. Togliendo il denaro dalla formula, così da prendere le decisioni liberamente, loro finiscono col fare più soldi. Forte, no? E quant'è patriottico che vogliano estendere il loro amore per la democrazia americana al loro lavoro. Immaginate che il posto dove lavorate sia gestito da voi e dai vostri colleghi. Probabilmente non licenziereste i vostri colleghi per aumentare il valore delle vostre azioni. E non vi dareste un aumento mentre ai vostri colleghi viene ridotto lo stipendio. Non facciamo così qui. Non si potrebbe nemmeno, perché chiunque altro ti guarderebbe dicendo «Perché diamine questo è così avido?» Sarebbe scontato. Il punto è che ci sono tante persone che ogni giorno si tirano su le maniche e vanno a lavorare, ma se qualcuno più in alto nella catena si prende tutti i guadagni, non è corretto. Correttezza sul posto di lavoro. Che idea originale. In California c'è una fabbrica di pane dove gli operai tutti i giorni fanno migliaia di pagnotte. Più ore si lavora per il bene della cooperativa, maggiori sono i profitti che vengono divisi. Gli operai sono felici qui. Non c'è un grande io, ma tanti tu sullo stesso piano. Come amministratore delegato, prendo la stessa quota di tutti gli altri. E questo si è rivelato molto redditizio per noi lavoratori. Gli operai della catena di montaggio qui guadagnano più di 65.000 dollari l'anno, 3 volte di più della paga di un pilota appena assunto della American Eagle. Spero solo che la gente prenda nota di questo tipo di attività organizzativa e cominci a considerarlo come un'alternativa. Perché vuoi diventare ricco? Di quante automobili hai davvero bisogno in vita tua? Certamente le automobili non sono la sua passione, ma va bene. La sua fabbrica di pane e centinaia di altre cooperative sono la prova che la gente non agisce sempre motivata dal profitto. Invece di usare il suo genio per fare tonnellate di soldi, il dottor Jonas Salk passava tutto il suo tempo a mettere reni di scimmia in un frullatore, tentando di trovare una cura per la polio. E quando vi riuscì, decise di regalarla. Quest'uomo avrebbe potuto farsi straordinariamente ricco se avesse venduto il vaccino ad una casa farmaceutica, ma pensò che il suo talento andasse usato per il bene superiore. Ed il dignitoso stipendio che aveva come medico e ricercatore gli era sufficiente per vivere una vita confortevole. Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say, there is no patent. This is... Could you patent the sun? Sì, abbiamo fatto molta strada dai tempi del dottor Salk, perché oggi le nostre menti migliori vengono usate per qualcos'altro. Dove mandiamo i nostri migliori matematici e scienziati? Nella finanza. Non si dedicano alla scienza, si dedicano a Wall Street. Gli studenti di oggi, a differenza dell'epoca del dottor Salk, possono laurearsi contraendo un debito per gli studi fino anche a $100.000 o più.
Questi studenti quindi sono vincolati alle banche per i successivi 20 anni. Ed il modo migliore che hanno per ripagare le banche è andare a lavorare per loro, invece che lavorare per il bene comune. Abbiamo preso persone che potrebbero essere enormemente produttive, che è ciò che ci manca in America. Le abbiamo impiegate in un'attività che non è semplicemente meno produttiva, ma è quella dove loro sono effettivamente distruttivi, dove loro effettivamente ogni giorno che lavorano rendono il mondo peggiore. Allora, su cosa stanno lavorando esattamente di questi tempi i nostri migliori studenti? Derivative. Credit default swaps. I can't make any sense out of this. I might as well quit. Ed è quello che ho provato quando ho iniziato a sentire questi nuovi termini. Così sono andato alla borsa di New York per avere qualche risposta. Scusi, mi spiega cosa sono i derivati? Qualcuno mi spiega i derivati? Credit default swaps. Qualcuno sa dirmi che cosa sono? Non lo so. Cos'è un credit default swap? Può spiegarmi cosa sono i derivati? Lei sa dirmi cos'è un derivato? Nessuno mi parla. Mi dispiace, sono solo un inserviente. Lo vedo, sì. Ehi, avrei bisogno di un consiglio. Sì, va bene. Ha qualche consiglio da darmi? Non faccio altri film. Derivati, credit default swap? Oh. Ho trovato un ragazzo di Wall Street che non era un critico cinematografico. Marcus Haupt è un ingegnere laureato alla Ivy League, che è stato vicepresidente della Lehman Brothers e ha trascorso 15 anni a Wall Street creando quelli che sono chiamati strumenti finanziari complessi. Allora, che cos'è un derivato? Un derivato è una seconda scommessa su un prodotto precedente. È quando hai un fondo e un'opzione su quel fondo. E l'opzione su quel fondo ti consente il privilegio, ma non l'obbligo, di comprare o vendere. Come posso dire, ti consente in definitiva di decidere se tu vuoi o non vuoi esporti. Lo spiego in un altro modo. Il prezzo del derivato si basa sul prezzo di qualcos'altro, quindi è una sorta di equazione di secondo grado. Se pensa a, diciamo, a... Forse dovrei tornare indietro. Mi faccia cominciare da capo. Torniamo indietro. Mi ero perso. Forse all'università di Harvard c'è qualcuno che sa spiegarmelo. The buyer, so the seller holds the loan and it might default, and they sell off somebody else. Sorry, let me just back up. I apologize. These are pretty exotic. I derivati non sono altro che complicati schemi di scommessa. Ecco come si presenta l'equazione matematica di uno di questi. Non capite? Tutto a posto, non si può capire. Li creano appositamente per confondere, per farla franca dopo il crimine. Supponiamo che lei sia un avvocato mandato dal governo per valutare se queste cose violino le leggi fiscali. Se riesce a capire quello che stanno facendo, è probabile che le offrano un posto a Wall Street. Io quindi potrei andare a Wall Street e chiedere di creare un derivato su qualunque cosa? Sì. Mi creda, se una cosa esiste, c'è sopra anche un derivato. Questo è ciò che è diventata Wall Street, un folle casinò. Gli abbiamo permesso di scommettere su qualunque cosa, incluse le nostre case. The most powerful central banker of the 20th century. Greenspan has become an economic icon. Alan Greenspan says the economy is hunky-dory. Greenspan gone wild. It's like girls gone wild. What do Mick Jagger and Alan Greenspan have in common? Alan Greenspan, che all'epoca era sicuramente considerato l'uomo più in gamba sulla faccia della terra, ha cominciato a usare la frase «usate il capitale delle vostre case». Che gli americani possano usare il capitale delle loro case, nel linguaggio di Alan Greenspan, significa chiedere un prestito sulla casa e se non lo si può ripagare, perderla. Tutto è cominciato col convincere americani, per la maggior parte anziani, persone che possedevano già una casa, a rifinanziarla per sbatterli fuori di casa. Sì, buttate i cittadini anziani fuori di casa. La truffa per far perdere la casa a chi già la possedeva è stata un capolavoro. Ecco come funzionava. Innanzitutto, dire ai proprietari che possiedono una banca e che questa banca è la loro casa. Se la tua casa vale $250,000, questo fa di te un milionario per un quarto. Sei seduto su una miniera d'oro. Possiedi la tua banca personale, la banca di te stesso. E puoi usare la tua banca per fare più soldi. Devi solo rifinanziare. Lo fanno tutti. Ovviamente, nascoste fra dozzine o centinaia di pagine stampate in piccolo, ci sono clausole truffaldine che consentono alla banca di aumentare gli interessi a tua insaputa, così tanto che non potrai pagarli. Ma va bene, se non puoi pagarli, ci prendiamo solo casa tua.
Naturalmente, prima di potersi prendere casa tua, avevano bisogno di cambiare regolamenti e norme. Che cos'è questa foto che ho trovato qui? Era in un rapporto annuale della FDIC. John Gilleran, il capo dell'ufficio della Thrift Supervision, che ha il compito di regolare risparmi e prestiti, e il tizio con la motosega. E gli altri quattro idioti sghignazzanti nella foto sono i tre principali lobbisti per le banche e il vice direttore della Federal Deposit Insurance Corporation. Sono in posa su una pila di regolamenti e questo dovrebbe dimostrare la loro intenzione di distruggere la regolamentazione. E ci sono riusciti. Adesso sappiamo cosa accade quando si distrugge la regolamentazione finanziaria. Si produce la catastrofe finanziaria. A growing family with a lot of debt. A young couple with no down payment. A business owner whose income was hard to document. Every one of them was turned down for a home loan by three different lenders. I'm with Countrywide and I got them all approved. Non fatevi ingannare dai modi gentili e dai capelli biondi. È lo stesso tono mellifluo con cui si presenta la mafia di quartiere. Oh, saccio, come ti senti? Hai un sacco di debiti. Non hai soldi per pagare una caparra. Non riesci a trovare i documenti. Va bene. Ti farò un prestito che non puoi rifiutare. Si chiama subprime. Non paghi subito gli interessi, li paghi un po' più tardi. Non ti preoccupare del dopo. Ci pensiamo noi a te. E come la mafia, Countrywide, Citibank, Wells Fargo, Chase. Let's go, Bigel. Un giorno sarebbero venuti a riscuotere, portandoti via la casa. Pagavo $1,700 al mese e ce la facevo. Poi sono diventati 2.000, poi 2.300, poi 2.700. Non ce la faccio. Questa è la famiglia Hacker di Peoria, Illinois. Randy lavorava alle ferrovie e Donna lavora per una casa di riposo. La loro fattoria, che è stata della loro famiglia per oltre 40 anni, è stata pignorata dalla Citibank. Randy ha avuto un incidente sul lavoro anni fa ed ora vive con la pensione di invalidità. Ci hanno semplicemente rubato tutto, tutti i miei risparmi di una vita, con un colpo di penna, un avvocato e un giudice. Gli hacker mi hanno mostrato l'ingiunzione di pignoramento della Citibank. Ciò che mi è saltato agli occhi è la città da cui veniva l'ipoteca. Risulta che un'azienda di proprietà delle grandi banche ha scelto di far sbrigare le pratiche di 60 milioni di mutui fra tutti i posti possibili in una delle città più disperate degli Stati Uniti. Questa azienda assume gente di Flint per spedire quasi il 60% di tutte le ingiunzioni di pignoramento del paese. In quello che sembra essere uno scherzo crudele, la mia città veniva ora usata per trasformare il resto dell'America in Flint. In genere, quando una banca sbatte fuori di casa una famiglia come gli hacker, assume poi dei professionisti per ripulirla. In questo caso la banca ha pensato: perché pagare tutti quei soldi quando c'è una famiglia disperata che lavorerà per molto meno? Come umiliazione finale, gli hacker si sono messi a lavorare per la banca che gli ha portato via la casa. La proprietà deve essere lasciata perfettamente pulita e tutti i rifiuti, detriti e oggetti personali vanno rimossi. Alla consegna delle chiavi, il rappresentante della banca vi darà un assegno di $1,000. Capisci, $1,000 per andarmene da casa mia e tutto il resto. Voglio veramente ringraziarli, sono stati generosi. Mia moglie ha lavorato per una settimana per pulire la casa, perché fosse presentabile per qualcun altro. Sono contento che l'abbiano fatto, devo ringraziarli. È stato molto bello da parte loro. Vorrei proprio ringraziarli per bene. Le chiavi, queste non mi servono più. Va bene. Oh, questa è della camera da letto. Cerco di ricordare dove vanno le chiavi. C'era un lucchetto per tenere lontani i bambini perché avevo delle armi. Ecco i suoi soldi, Randy. Va bene. Quella a cui state assistendo è una rapina. Inizio a capire cosa pensa la gente quando perde la testa e si mette a sparare.
Non dico che farei una cosa simile, ma adesso capisco come fanno a ridurre la gente in una condizione tale che... Poi qualcuno va da loro con una bomba e li fa saltare tutti in aria e gli spara. Qualsiasi cosa accada a quelli, se la sono meritata, è tutto ciò che posso dire. Mi auguro che qualcosa accada. Ecco, io non riesco a dire altro. C'è un animale morto laggiù. Lui è Bob Feinberg. Si occupava di tutti i prestiti ai VIP per la Countrywide, la più grande compagnia di mutui del paese. Anche se la Countrywide è specializzata in prestiti ad interessi vergognosamente alti per persone a basso reddito, il lavoro di Bob era occuparsi di alcuni fra i più importanti politici del paese. Un giorno uno dei capi mi chiama nel suo ufficio e mi dice: voglio che chiami questo tizio. Io dico: va bene. E lui: è un amico di Angelo. Angelo Mozzillo è l'amministratore delegato di Countrywide. Dagli questo tasso, elimina questi costi e chiudi il contratto. E non fare cazzate. E io: oh, va bene. C'era un ufficio speciale che si occupava degli amici di Angelo. Venivano fatti sconti, eliminate le tasse e a volte ridotto il lavoro burocratico. Sul fascicolo scrivevano la sigla Amici di Angelo. Era gente davvero importante. Io avevo Richard Holbrook, l'ambasciatore Holbrook, Donna Shalala, gente del Campidoglio, gente che regolamenta il mercato dei prestiti, che regolamenta Wall Street, e Jim Johnson, il capo della Fannie Mae, Alfonso Jackson, segretario dell'HUD, il senatore Conrad, della Commissione Finanza. Avevo la TV accesa in casa. Ero in cucina e sentii una voce che pontificava sui prestiti predatori e di come andasse posto un freno. Our nation's financial regulators are supposed to be the cops on the beat, protecting working Americans from unscrupulous financial actors. Era il senatore Dodd, Christopher Dodd, che parlava. Fissavo la televisione ed ero sconvolto. Some of these loans have legitimate uses when made to sophisticated borrowers with higher incomes. Sono stato proprio io ad occuparmi di un certo numero di prestiti fatti a lui, sui quali ha ricevuto diversi sconti e agevolazioni in quanto amico di Angelo. La Commissione del Senato per le banche e la casa dovrebbe essere il supervisore dell'industria dei prestiti. Il senatore Dodd è il presidente di questa commissione e lo è stato per oltre 28 anni. In quanto amico di Angelo, ha ricevuto prestiti scontati per oltre $1 milione dalla Countrywide. Qualcuno qui alla porta accanto sta vendendo un finanziamento tossico a qualcun altro. A me era stato detto di dare il prestito più consono a quel VIP. Non ha mai pensato che quello che faceva potesse essere corruzione? Non mi sembrava di corrompere qualcuno, no. Stavo solo facendo il mio lavoro. Ero l'uomo dei VIP. Tutti nell'azienda sapevano chi ero. Tutti quanti. Ero lusingato da questa condizione, ma no, non credo assolutamente di aver fatto nulla di male. E se non lo avessi fatto io, lo avrebbe fatto qualcun altro. Ecco perché abbiamo bisogno di persone come Bill Black, uno dei regolamentatori bancari che scoprirono lo scandalo su risparmi e prestiti negli anni Ottanta. È accaduto qualcosa di illecito e scommetto che i regolamentatori lo sanno. Una delle figure principali di questo scandalo, Charles Keating, ebbe un'idea su cosa fare con Bill Black e mandò un promemoria con queste istruzioni. Gli ho chiesto chi ci fosse oggi a proteggerci. Dov'era l'FBI in tutto questo? L'FBI iniziò ad allertare l'opinione pubblica nel settembre del 2004 che c'era un'epidemia di frodi sui mutui messa in atto dalle banche. Epidemia è la parola che hanno usato. Ma quando si arrivò all'11 settembre, l'amministrazione Bush destinò almeno 500 agenti dell'FBI specializzati in crimini finanziari a tutt'altre operazioni, anche se stavamo entrando durante tutto il periodo dell'amministrazione Bush nella più grande ondata di crimini finanziari nella storia del paese, anzi in realtà della storia mondiale. L'FBI dice che l'80% delle perdite per le frodi sui mutui sono indotte dagli addetti del prestatore. Che cosa significa? Significa che non è chi chiede il prestito che cerca di truffare le casse di risparmio. Queste sono frodi perpetrate da chi controlla l'organizzazione. In altre parole, questo è tipico degli amministratori delegati. E quindi pensavano di farla franca. Loro l'hanno fatta franca. A quanto pare sì. E con un'elezione presidenziale dietro l'angolo. Define rich, 5 million.
Le élite erano preoccupate che le loro criminali baldorie potessero finire. Dopo aver raggirato per miliardi di miliardi il popolo americano, pignorandogli le case, facendogli dichiarare bancarotta in caso di malattia e convincendola ad investire stipendi e pensioni al casinò chiamato Borsa, i ricchi decisero di fare un ultimo colpo. E quando la festa durata 30 anni giunse alla fine, si portarono via più argenteria possibile. Ma per prima cosa avevano bisogno di un diversivo. E come avevano imparato dopo l'11 settembre, niente funziona meglio nella patria dei coraggiosi di un po' di sana vecchia paura. Quindi chi fare esibire per un'ultima terrificante rappresentazione se non Chicken Little in persona? Voi che votate per gli Oscar, prendetene nota. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. The government's top economic experts warn that without immediate action by Congress, America could slip into a financial panic. And a distressing scenario would unfold. More banks could fail, including some in your community. The stock market would drop even more, which would reduce the value of your retirement account. The value of your home could plummet. Foreclosures would rise dramatically. And if you own a business or a farm, you would find it harder and more expensive to get credit. More businesses would close their doors, and millions of Americans could lose their jobs. Even if you have good credit history, it would be more difficult for you to get the loans you need to buy a car or send your children to college. And ultimately, our country could experience a long and painful recession. Fellow citizens, we must not let this happen. In realtà non c'era bisogno di questo discorso, perché i principali media stavano già pensando a diffondere il panico. Meltdown. The American financial system is rocked to its foundation. The giant bank crumbles, stocks plummet. Nightmare on Wall Street. AIG fights for its life. Blood on the floor. Armageddon. A category 5 test of our financial levies. Ma che cazzo è successo? Ha mai visto cedere una diga? No. Comincia con una piccola crepa, una piccola infiltrazione. Overwhelming support, Congress struck down the restrictions. Big banking is barreling back. E comincia a erodere, distruggendo tutta la solidità interna della diga. Poison from the housing mess seeped deeper and deeper into the banking system. Presto la diga opererà contro se stessa. Il peso della diga e il peso dell'acqua si combineranno. Investors were dumping bear shares, leading a huge sell-off. The stocks of Fannie Mae and Freddie Mac were in free fall this morning at one. Poi arriva un flusso d'acqua di una certa importanza. Losing streak stretched into its seventh. Poi all'improvviso esplodono sezioni di diga di 15-20 metri. Lehman Brothers, bankrupt. Merrill Lynch, sold in haste. Now AIG. E va in pezzi. The market's year-long slide has brought down some of the biggest blue chips. L'acqua comincia a irrompere. This morning, Washington Mutual has gone under, the largest failure in U.S. banking history. Stocks fell off a cliff, the largest single point drop in history. E distrugge il resto della diga. Per il crollo totale sembra ci vogliano appena 2 minuti. Ma ovviamente è quel buchino che è stato lì per diversi anni che in realtà ha distrutto tutto. Era un sistema fondamentalmente guasto, costruito su fondamenta di sabbia invece che di roccia, ed era marcio dall'interno. A quanto pare il capitalismo sta collassando dall'interno. Chi se ne è arricchito? Molta gente si è arricchita in questo periodo. Per lo più funzionari e dirigenti delle grandi banche e casse di risparmio e chi ha concesso prestiti non prime. Questa gente è diventata incredibilmente ricca. Membri del Congresso sono diventati ricchi. O una volta lasciato il Congresso, alcuni di loro sono andati a lavorare per le istituzioni finanziarie. Sì, come hanno fatto Rubin e Summers. Robert Rubin, un tempo alto dirigente sia di Citigroup che di Goldman Sachs, si fece paladino di un cambiamento di legge che ha aperto alle banche commerciali nuovi settori, quali l'investment banking e stravaganti prodotti assicurativi. Questo ha reso legale la fusione di Citicorp con Travelers Group, un affare stimato 70 miliardi di dollari, che ha creato la banca più grande del mondo. Dopo aver lasciato l'amministrazione Clinton, Rubin ha lavorato per la Citigroup, guadagnando oltre 115 milioni di dollari. E Summers dove ha fatto i suoi soldi? Summers ha fatto soldi come presunto consulente.
tenendo discorsi, a quanto pare, in qualche caso, per compensi di oltre $100,000 a botta. Summers ha anche guadagnato 5,2 milioni di dollari col suo lavoro part-time come consulente di un fondo speculativo. Dove lavorava Geithner? Geithner ha fallito in quasi tutto quello che ha fatto nella vita. Molte delle istituzioni che hanno distrutto l'economia erano sotto la sua diretta autorità. Come ha fatto a diventare ministro del tesoro? Facendo un completo disastro come presidente della Federal Reserve Bank di New York. Non ha alcun senso. Invece ne ha, e come? Non è una novità a Washington. Le persone che ti danno le risposte, sì sbagliate, ma che sono le risposte che vuoi, non hanno prezzo e spesso vengono promosse esattamente perché sono disposte a dire e a fare cose assurde. Queste sono le persone che ci avevano promesso che la deregolamentazione finanziaria ci avrebbe reso tutti ricchi, e sono queste le persone che infatti sono diventate ricche. Non era una sorpresa che i ricchi volessero esserlo ancora di più. Ma adesso avevano trovato un nuovo modo sfacciato per farlo. Andare direttamente con un bel furgone al Ministero del Tesoro e prendersi 700 miliardi di dollari delle nostre tasse, senza dire niente. Ho qui Michael Moore. Lo sai chi è Michael Moore, vero Betty? Il regista mi sta riprendendo proprio adesso, è mia moglie. Oh, buongiorno. Come va, Baron Hill dell'Indiana? E lei come va, signora? Bene. Bello stato. Già. Noi siamo del Michigan. Già. Come è potuto accadere questo crollo? Un venerdì sono tornato a casa, andava tutto normalmente per quanto riguarda l'economia. Ho telefonato in ufficio dopo che il mio aereo era atterrato nell'Indiana. E all'improvviso ci siamo ritrovati in mano questa crisi. E il lunedì, al mio ritorno, avrei dovuto votare un salvataggio multimiliardario dell'industria finanziaria. Ci era stato detto che se non avessimo agito immediatamente, l'economia sarebbe collassata, non c'era alcun dubbio. Mi sembrò che l'annuncio di questa crisi a settembre, proprio a poche settimane dalle elezioni, fosse molto sospetto. Quello è il momento di maggior nervosismo nel Congresso e pensai: che cosa sta succedendo qui? Non è normale. La leadership del Congresso e l'amministrazione Bush tennero immediatamente una serie di riunioni private con i giganti di Wall Street per cercare di capire quanti soldi servissero per coprire tutte quelle pessime scommesse che gli investitori avevano fatto. Venne raggiunto un accordo con il ministro del Tesoro, Henry Paulson, ex amministratore delegato di Goldman Sachs, la cui buona uscita è stata stimata sui 700 milioni quando lasciò la Goldman per dirigere il Ministero del Tesoro. I think we saw the best of the United States of America in the Speaker's office tonight. Il meglio dell'America? O voleva dire il meglio della Goldman Sachs? Il Ministero del Tesoro è fondamentalmente un ramo di Wall Street. Tutte le persone in carica vengono dalla Goldman Sachs. Noi lo chiamiamo governo Goldman nell'era moderna. Ecco perché c'erano diversi ex dirigenti della Goldman nel Ministero del Tesoro di Bush. Come anche sotto Clinton. Lavoravano dall'interno come potenti lobbisti per abolire le regolamentazioni finanziarie, mentre noi pagavamo i loro stipendi. Il ministro del Tesoro Paulson. Alla Goldman non occupava un posto casuale, lui l'uomo che ha portato la Goldman Sachs a comprare questi strani derivati immobiliari, facendola finire così in un mare di guai. I folli derivati immobiliari avevano ormai distrutto gran parte dei concorrenti della Goldman. E con gli uomini d'oro nei posti chiave del governo avrebbero fatto in modo che la Goldman Sachs diventasse la regina di Wall Street, una volta calmate le acque. Le ultime persone al mondo che dovrebbero dare consigli al Ministero del Tesoro sono quelli della Goldman. E naturalmente Paulson, ex amministratore della Goldman, li impone. E quali consigli finiscono col dare? Di usare i contribuenti per salvare la Goldman e gli altri istituti finanziari favoriti. Well, Secretary Paulson has submitted a simple proposal to Congress. This is it, 3 pages. It's about $1 billion award. And it is quite simple. Secretary Paulson gets the key to the Treasury. He can start off by borrowing $700 billion in the name of the American people, maybe more later. And it waives all laws, not even court review. Pretty simple. Proposal. We are in a real crisis situation that could mushroom into something worse than the Great Depression. Vedevo la paura. Un signore cominciò a piangere.
Ci dicevano che sarebbe stata una gigantesca calamità. E io ricandidata a 2 mesi dalle elezioni, 8 settimane. Non volevo fare errori. Qual era la cosa giusta? Heaven help us. If we fail to pass this, I fear the worst is yet to come. And a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. Ci stavano cacciando questa cosa giù per la gola. Volevano che la votassimo subito, senza alcuna analisi approfondita di ciò che stavano facendo. Senza udienze. E non lo avrei fatto. Mi avevano già messo con le spalle al muro per votare per la risoluzione contro l'Iraq, basata su bugie che mi avevano detto, e non volevo ripetere l'esperienza. I will not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. Se ti servi della paura, riesci ad avere ciò che vuoi. E hanno creato in questa finestra, a 2 mesi dalle elezioni, una pentola a pressione. People understand that the House of Representatives needs to pass this piece of legislation. Mr. Speaker, my message to the American people, don't let Congress seal this Wall Street deal. These criminals have so much political power, they can shut down the normal legislative process of the highest lawmaking body in this land. All the committees that should be scanning every word of what is being negotiated are benched, and that means the American people are benched too. We are constitutionally sworn to protect and defend this republic against all enemies, foreign and domestic. They say it's going to be Y2K all over again. This is the same politics of fear we are hearing from the fat cat financial bullies from Wall Street. Why aren't we asking Wall Street to clean up its own mess? Why aren't we helping American families faced with bankruptcy? Why aren't we reducing debts for Main Street instead of Wall Street? Is this the United States Congress or the board of directors of Goldman Sachs? La notte prima del voto, il popolo americano, in uno spiegamento senza precedenti, inondò il Campidoglio di milioni di messaggi che chiedevano al Congresso di votare no. The bailout package was defeated today, voted down in the House of Representatives. The stock market plunged to the single greatest point loss in the Dow average in one day ever. The question is this, is the failure of the bailout reason enough to vote all the incumbents out of office in 5 weeks? 12 votes killed it. So did the voices of a lot of the American people who called their representatives and said no. Then Congress voted no. Tonight Congress has left town. Era un rimprovero che il Congresso e Wall Street avevano raramente o forse mai ricevuto. Era ciò da cui il rapporto di Citibank metteva in guardia. Che se mai i contadini avessero deciso di esercitare i loro diritti, il saccheggio da parte dei ricchi sarebbe finito. Così Paulson e compagnia tornarono al Campidoglio e prima ancora che si potesse dire «il conto, prego», fecero un accordo segreto con l'aiuto dei democratici. This issue supersedes an election. We need to get this right. We need to do it quickly. I agree with the Secretary. It's not going to ultimately cost all these hundreds of billions. We will recover most of it, maybe all of it. Per questo progetto di legge, i democratici divennero i fattorini del presidente repubblicano. Presidenti e futuri presidenti fecero delle telefonate ad alcuni membri, ne conosco almeno due, che avevano interesse a diventare senatori e vennero fatte loro delle promesse. In pochi giorni il Congresso fece un sorprendente voltafaccia e diede alle banche i 700 e più miliardi che volevano. E al diavolo il popolo. On this vote the yeas are 263, the nays are 171. The motion is adopted. È stato pianificato con cura perché accadesse in quel momento, perché coinvolgesse quelle persone. Il messaggio è stato gestito abilmente. Hanno fatto fare al Congresso ciò che volevano. Non credi si sia trattato di una casualità? No. È stata quasi un'operazione da servizi segreti, che deve essere stata coordinata agli alti livelli. Tutto questo fiasco indica che esistono delle forze che non sono democratiche. Esatto, che esercitano un controllo completo. Hanno fatto un capolavoro, eseguito molto bene. Lei crede sia troppo azzardato definire ciò che è accaduto un colpo di Stato? Un colpo di Stato finanziario? No, perché credo che sia proprio ciò che è accaduto. Un colpo di Stato finanziario? Sì. Direi proprio di sì. Direi di sì, perché il popolo qui non ha davvero potere. È Wall Street ad averlo. Dove sono i nostri soldi?
Non lo so. Citigroup is spending $50 million on a luxury corporate jet. Non lo sa, ma è lei la persona incaricata. È lei che ha il compito di scoprirlo. Goldman Sachs has set aside $6.8 billion for bonuses. Ma il Tesoro ha seguito la politica del non dire, non chiedere. Non hanno chiesto alle banche cosa avessero intenzione di fare con il denaro. E non avendolo chiesto, le banche non sono tenute a dirlo. AIG poolside meetings at a valley resort. Questo non ha alcun senso. We're getting word that 73 people received at least $1 million apiece. Perché il Ministero del Tesoro non ha chiesto alle banche di dichiarare che cosa avrebbero fatto con i nostri soldi? Dovrà fare questa domanda al ministro Paulson. Perché io l'ho fatta in qualità di capo della commissione controllo del congresso, ma finora non ho avuto risposta. Forse a lei andrà meglio. Buon pomeriggio, ufficio del signor Paulson. Sono Michael Moore, vorrei parlare con il signor Paulson. Mi scusi, mi ripete il suo nome? Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. Sì. Pronto? Pronto? È pazzesco quello che stanno facendo con i nostri soldi. Se potessi obbligarli a restituirli al tesoro. Io sarei a favore. Siamo qui per riprenderci i soldi del popolo americano. Capisco, signore, ma non può entrare qui. Può almeno prendere il sacchetto e portarlo di sopra? Assolutamente no. Riempirlo? Ne ho altri, penso che 10 miliardi qui non entrino. Non può aiutarmi a riprendere i soldi? Non posso aiutarla a riprendere i soldi. E se adesso entrassi correndo? Così sono andato ad un'altra banca. Rivogliamo i nostri soldi. Sono andato in tutte le banche. Ha visto quest'uomo? Sì. Bene, sì. Siamo qui per eseguire un arresto da privati cittadini. Buttateli giù dalla finestra! Ovunque io sia andato, ho avuto la stessa reazione. Siamo qui per arrestare da privati cittadini l'intero consiglio di amministrazione e i dirigenti. Capisco. Vuole parlare con il mio supervisore. Guardi, qual è proprio lì, sta entrando. Quello con la camicia bianca? Sì. Cravatta blu? E lui? Calvizie che avanza? Voi state usando il denaro per comprare altre società e questo denaro per il salvataggio è il nostro. Andate, denaro. Andate via. Oh, c'è un agente di polizia. In qualità di privato cittadino, volevo arrestare l'amministratore delegato, il signor Blankfein. Visto che lei è qui, magari può aiutarmi. Va bene, lo faccia e fuori di qui. E i 170 miliardi di dollari delle nostre tasse? Va bene, loro non sono nel palazzo. Va bene, lo so, ma sono qui per fare un arresto. No, non nell'edificio. Sono qui per fare un arresto. Lo faccia fuori, signore. Non posso farlo di fuori, loro sono di sopra. Lo faccio io un arresto adesso. Ah, lei può arrestare qualcuno? Allora se può farlo lei, posso farlo anch'io. No, lasci l'edificio, signore. Chi altri vuole che lasci l'edificio? Il suo cameraman. Ah, d'accordo, loro non parlano inglese. Donde? Questi ragazzi non hanno infranto così tante leggi. Si tratta di denaro, furto, frode. Lo voglio riportare al Ministero del Tesoro. Con questo furgone. È sicuro. Fidatevi di me. Questi sono tutti piccoli segnali che si potrebbe verificare l'inimmaginabile. Cioè che la gente, in generale, negli Stati Uniti, potrebbe veramente arrabbiarsi tanto con i ricchi. Le persone che si sono arricchite in questo paese negli ultimi decenni non lo hanno nemmeno fatto realizzando cose che piacessero a tutti. Hanno fatto dei giochi che hanno finito col danneggiare tutti. Una sorta di malattia è penetrata nell'economia. Era insolito per gli americani rivoltarsi contro i ricchi, per via di quella carota che ci avevano sempre agitato davanti, cioè che anche noi un giorno avremmo potuto essere come loro. La gente cominciava a non crederci più, e questo atterriva i ricchi, perché avvertivano arrivare qualcosa in lontananza. E non era un altro Martini Dry. Era il maledetto popolo.